che il governo segue questa vicenda e che la prospettiva finalmente di rilanciare l'Italia, che per Roma è molto importante, sia una prospettiva seguita da tutto il governo. Guardate, diffidate da chi viene a fare propaganda qui, da chi viene a fare propaganda e ha paura, della realtà. Io invece, sono forte, ragazzi, io sono forte del fatto che vado orgoglioso di aver scelto di fare all'Italia pubblica. Siamo al fianco dei lavoratori in questa battaglia e siamo fiduciosi che una trattativa seria e un cambio di atteggiamento da parte dell'amministrazione di ITA, del presidente di ITA, finalmente porti questa trattativa sui binari giusti. E quindi contratto nazionale e zero licenziamenti attraverso il fondo volo.